Sembra un mare, ma è un lago, il grande lago che bagna a Chicago. Vi è giunta navigando sulla yacht Britannia la regina Elisabetta II. La sovrana sta attualmente compiendo un lungo giro nel Canada e Chicago è l'unica città statunitense che ella ha deciso di visitare. Onore questo che ha particolarmente lusingato gli abitanti della metropoli. Tanto più che mai sino ad oggi Chicago aveva ospitato un sovrano britannico. Subito dopo lo sbarco la regina ha dichiarato: «Nella vostra grande città è in sintesi la civiltà americana». Parole queste che hanno spinto al delirio il già acceso entusiasmo della grande folla. Unica nota discordante il grande caldo, 42 all'ombra. Un giornale è uscito con questo titolo: «Per la visita della regina, anche il termometro è impazzito». Apre i battenti a Roma con un discorso del signor Heyer il quinto congresso dei tecnici dell'Unione Europea del Film e della Televisione. Nella seduta inaugurale hanno preso la parola Léon Mahtot, presidente dell'organizzazione, Appio Claudio Rocchi, segretario generale della Federazione Unitaria Lavoratori dello Spettacolo, e l'onorevole Storti, segretario generale della CISL. All'Istituto Superiore delle Ricerche di Mosca presentate ufficialmente la cagnetta Otoaznaya e un coniglio senza nome che sono recentemente tornati sani e salvi da un viaggetto negli spazi interplanetari. Avevano a compagna un'altra cagnetta, Suetsuki, oggi assente per affari strettamente privati. Fra topi e scimmiette americane, cani e conigli sovietici, lo spazio cosmico si sta trasformando in un giardino zoologico. Vi mancano solo i visitatori, gli uomini cioè, ma non tarderanno molto. Per ora si allenano, si abituano alla mancanza di peso, una delle conseguenze dei voli interplanetari. Sono 7 coloro che tutto lascia prevedere saranno i primi astronauti. Sono americani e vengono sottoposti da oltre 2 anni a quotidiani durissimi esercizi che hanno lo scopo di condizionare il loro fisico e la loro psiche alle straordinarie condizioni degli immensi spazi cosmici. Una delle più ardue prove è quella di abituarsi all'immobilità, al silenzio, alla solitudine delle cabine spaziali. Sinora i nervi dei 7 ragazzi hanno retto, e ciò è di buon auspicio, perché secondo gli scienziati le doti fondamentali dell'astronauta devono essere l'ottimismo e il buon umore. Insomma, i primi uomini sulla Luna saranno dei mattacchioni. Assegnati a Ischia le torri Eiffel per il cinema e il teatro. Premio anticonformista viene definito perché intende prescindere da quei nomi che ormai vivono di rendita. E infatti ecco Luchino Visconti, giovane promessa del cinema e del teatro. Amedeo Nazzari appartiene alle ultime leve ma è già più che una promessa. In quanto a Virna Lisi le sue dichiarazioni aprono nuovi orizzonti allo spirito umano. Profondissime anche le parole di Lauretta Masiero. Ed ecco altri nomi nuovi. Anna Maria Ferrero. Alessandra Panaro deve al musichiere la sua vasta cultura. Fausto Tozzi, che nonostante le apparenze non sta interpretando l'abominevole uomo delle nevi. Cosetta Greco. Yvonne Molnour viene d'Oltralpe ma si trova benissimo in Italia. Tiberio Mitri, che ha trovato il cinema meno duro del ring. Infine Nino Manfredi, come attore comico dice una barzelletta, ve la risparmiamo.